Ehi, ciao, bentornati. Ma non ci interessa salutarvi perché noi andiamo dritti al sodo. Stronzi. Beh, oggi siamo su Salt Meat Factory. Gioco interessantissimo sviluppato dal grande gruppo AAA di chi ha sviluppato Titanfall. Esatto, quindi noi stiamo provando questo gioco per la prima volta in anteprima, questo gennaio 2015. Vediamo di che cosa si tratta perché le promesse sono esilaranti. Vai in Sì, gola. infatti lo scopo del gioco, come possiamo notare, è quello di impartirci la meccanicità del mettere la carne e salarla. Possiamo, come potete Mamma vedere, mia, spettacolare. raccogliere una carne gestita quasi in quattro dimensioni, per quanto è definita. Potete Guarda la fisica, che... No, notare come spettacolare. non vi è mai capitato nella vita di avere delle scatole, dei pezzi di carne che non si inserivano nelle scatole? Noi li abbiamo. Spettacolare. Possiamo anche notare dei dettagli minimi, come quegli strani affarini là dietro che mangiano la carne. Beh, sono dei topolini, dai, penso. Ma intanto noi Oh, continuiamo a come darci. vedete, il punteggio cresce man mano che noi riusciamo a salare la carne e metterla nelle scatole. Che dirvi? Io sono rimasto impressionato subito dalla fisica di questo gioco che è È spettacolare. che a tratti è nostra nemica, infatti non riusciremo al primo colpo a inserire la carne nelle scatole, Beh, bisogna un spesso. po' abituarsi perché anche Titanfall quando iniziai a giocare non eri subito bravissimo. Sì, giustamente Insomma. avevi dei problemi con i comandi nuovi. Oh, vedi. Come potete notare, anche la fisica del sangue che viene, la carne va a macchiare le posizioni in cui si trova. Il punteggio sta aumentando. L'HUD è ottimo a mio parere. Come vedete, abbiamo punteggio in alto e l'uncino con cui noi prendiamo la carne esattamente al centro dello schermo, come se fosse un mirino. Come Come possiamo notare, i vedete, crediti già di sviluppatore di Titanfall. ah, ma quindi questa è una beta, non è il gioco completo. No, in realtà è il gioco completo. Per la prima volta hanno voluto Ho rilasciare in creato carne. anteprima il gioco completo rispetto alla beta. Hanno voluto prendere questa azione rischiosa e invece di avere un periodo in cui sistemare i bug, hanno preferito Ma che bug, non ce sistemarli ne dopo. sono. Beh, infatti è stato un lavoro riuscitissimo. Un gioco perfetto. Io mi dico molto soddisfatto. Ho letto su internet perché io ormai bazzico, mi informo sulle cose, quindi ho letto che questo gioco lo proporranno a un prezzo, attenzione, di 40 euro iniziali, poi potrebbe scendere ovviamente col passare del tempo. E anche Activision starebbe sviluppando un concorrente per questo gioco, anche se Ma guarda la fisica di non quel pezzo so. di carne, è rimasto perfettamente dritto. Mamma mia, questo gioco regala emozioni. Siamo a 8. Dicevo, anche Activision ha un progetto di questo tipo, ovviamente per fare concorrenza a Salt Meat Factory. E si parla di carne di pesce o di pollo, non è sicuro. Sì, pare stiano facendo anche una versione vegana dove invece della carne arriverà il tofu. Ottimo. Beh, perché giustamente sti cazzi vegetariani sono sempre le proteine. La carne non mi piace, non la mangio. E fanno il gioco anche per loro. Penso lo faranno come DLC probabilmente per questo. No, pare voglia essere un titolo a parte perché i vegetariani non vogliono avere nulla a che fare con il mercato della carne e quindi non andrebbero neanche a comprare un gioco che possa contenerla. Ho capito. Beh, comunque promette bene. A me piace. Un attimo di... Rallentamenti causati Sì. dalla carne estrema. Come Abbiamo preso parecchia carne. potete notare, il livello di dettaglio È anche altissimo. l'orologio che si muove in tempo reale. Questa è la next gen, ragazzi. Siamo nella next gen. Ormai il passo è stato fatto, non si torna più indietro. Questo gioco non uscirà per PS3 e Xbox 360, ma solamente per Xbox One, PS4 e PC. Vi raccomandiamo ovviamente di avere un PC da gaming anche non troppo potente, direi anche uno standard con una Sì, buona scheda l'importante è che grafica abbia Nvidia a un processore octa-core che si trovano al momento al mercatino. buon prezzo, insomma. Beh, Sì, facilmente, si riescono a trovare anche usati. io vedo qui che la nostra giornata lavorativa sta per concludersi dall'orario. Purtroppo però pare che ci sia un segreto all'interno di questo gioco. Addirittura. Eh sì, il punto è che sto cercando di trovarlo. Alcuni dicono semplicemente di andare avanti a giocare finché non si riesce ad avere. Beh, sicuramente sarà sorprendente. Mi aspetto qualcosa di grande dagli sviluppatori di Titanfall.
Dobbiamo ricordare che il motore grafico che hanno utilizzato in questo caso l'hanno chiesto in prestito agli sviluppatori della Crytek. Sì. Infatti hanno preferito utilizzare il motore grafico CryEngine per rendere al meglio la fisica degli Si oggetti. vede, si vede, si vede. Il dettaglio grafico, le luci, le ombre, l'ostruzione ambientale, come si chiama? Occlusione ambientale. L'occlusione ambientale, pardon. Questo è uno dei motivi per cui anche richiede un computer comunque recente, anche se non di fascia altissima. Sì. È divertentissimo, è divertentissimo. Dobbiamo riuscire. A trovare il segreto, scommetto, Sì. eh? Che ci esce mica una mucca adesso, viva. No, alcuni dicono che ci sia proprio l'impronta degli sviluppatori, anche se non viene meglio precisato che cosa significhi. Da notare anche come è stato reso in maniera molto semplificata, l'utilizzo di soli 6 tasti. Sì. Beh, bisogna un po' anche adattarlo al joypad poi, quindi vanno fatte queste scelte, penso. Sì, Se vuole essere infatti, il giocato su mercato. console. Il mercato limitativo delle console con i propri comandi tende talvolta a rendere difficile l'implementazione dei comandi. Però la scelta mi sembra abbastanza azzeccata, voglio dire. Per essere un gioco in cui bisogna agganciare la carne con l'uncino, metterla in delle scatole con del sale. Sei tasti di comandi vanno abbastanza bene, penso. Sì, anche perché alcuni non vengono utilizzati spesso, quindi almeno nella versione console non ci sarò saperlo ancora. Un tasto potrebbe essere utilizzato per 2 funzioni. Questo gioco uscirà il 30 febbraio su... Se Sì? su Steam, sul PlayStation Sarà possibile Network, sarà possibile acquistarlo? acquistarlo anche per retail da GameStop. Anche in copia fisica, ragazzi, basterà comprare il CD e installare quei 20 giga, insomma, per... Attenzione, là hai lasciato un pezzo di carne. Sì. Perfetto, Già che ci siamo, perfetto. se ci è potuto. Ah, c'è Ah, un si può settimo anche... tasto, si può Ottimo, anche ottimo. saltare. Possiamo raccogliere Questo questa gioco ha delle carne? feature incredibili. Sì, possiamo. Io la vedo un po' marcia sta carne, però, Ma a eh. noi non interessa. Tanto non la dobbiamo mica mangiare noi. Abbiamo la regola del fa punti. Poi nel caso verremo muniti di avendo Questo è terribilmente difficile. ucciso l'umanità. Guardate il livello di sfida che propone il gioco. Quanto sangue sta carne? Sì, perché c'è a chi piace ben cotta. Guarda E chi ha il sangue, giustamente. Oh! la difficoltà nel Guarda, sei posizionare la bravissimo. carne. Sei bravissimo. Aspetta un'altra cassa, sennò li metti tutti insieme. Ah, sono delle larve! Che belle! Mettiamole, Fanno saliamo punti, scusa. la carne. Vediamo, aspetta, aspetta. Lo 40, scopriremo. 42. Guarda come si dimena proprio. No, non voglio essere salata. No, non fa No, punti. non fa punti. Abbiamo Forse è l'unica scoperto. pecca di questo gioco, perché le larve sono comunque carne, penso. Sì, in molti paesi sono consumate regolarmente. Questa cosa non... Purtroppo, ragazzi, abbiamo già trovato un difetto di questo gioco, però... È un difetto su cui si possono lavorare, vista la Ma bellezza sì, del per... resto. Nulla è perfetto nella vita. Esatto, è un AAA, non tutto può essere fatto a dovere, quindi qualche cosa... Madonna, piano, che qua larga da morire. Purtroppo la fisica è abbastanza pesante. Oh, Ah, abbiamo trovato abbiamo trovato qualcosa. qualcosa. Ecco Vediamo più da vicino. C'è qui. la E mano di qualcuno. sarà probabilmente questa la mano dello sviluppatore di cui si parla nella propria impronta. Scopriamo C'è proprio l'osso che fuoriesce. se Abbiamo fa tutto punti. l'avambraccio. Certo, che lo chiedi pure. Vediamo se ci Io lo darà. lancerei prima contro il bersaglio delle freccette, però, eh. Sta lì. È un bersaglio delle freccette, sì. Vai. L'hai No, non... No, mancato. l'ho preso. Ho messo il sacco qua Ah, sotto. ok. Proviamo a fare punti. Piano, piano. Ci sta. Ah. Ah, Fa 47, punti! fa punti. La mano fa punti. Quindi questo dimostra che in caso di crisi possiamo anche dedicarci al cannibalismo. Oh, Chissà se... fai un tiro, fai un tiro. Non so se Tira! Vai! riesco. Non te... Oppone resistenza.
Questo impiegato di nome Bob è incapace di tirare le freccette, a quanto pare. Io direi di metterla nella scatola questa Sì, freccetta. facciamo sparire le prove della Aspetta, nostra aspetta. incapacità. Nella prossima, dai. Ah, ah. Vai. Chi non vuole una gustosa freccetta al sale? Vabbè. Purtroppo non fai i punti sperati. Io dico di concludere qui questo gameplay, Sì. anche perché abbiamo comunque compreso il funzionamento del gioco e le sue caratteristiche, quindi non vale la pena dilungarci ancora su questa meraviglia di videogioco, anche se risultano, come potete vedere, alcuni problemi dalla mancata implementazione o meno riuscire, ma quello in realtà pensiamo sia un livello di sfida aggiuntivo per il giocatore. Quindi Io sono contentissimo di aver giocato questo titolo in anteprima, mi ha dato ottime speranze, sia per quanto riguarda questo, i titoli che seguiranno, sia per quanto riguarda la totalità della next gen. lui, come non l'ho detto all'inizio, non sapeva che fosse arrivato questo Me gioco, l'ha l'ha detto scoperto lui in solamente anteprima. adesso. Io in realtà l'avevo già giocato, infatti, come potevate vedere, sapevo di essere già abbastanza bene tra i comandi. Quindi, ragazzi, aspettiamo tutti il 30 febbraio, ci diamo appuntamento per questo gioco, ricordiamo, si chiama Salt Meat Factory. E aspettiamo questa data con fervore e con ansia e ci vediamo alla prossima recensione.